In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. Vi faccio vedere un video. Generale, stiamo facendo abbastanza? Italia e Unione Europea, NATO, stiamo facendo abbastanza? Colonnello von Buttiglione! Sanzioni fortissime, l'idea di avere un rapporto sereno che favorisca il negoziato. In mezzo ai fedeli ucraini della comunità cattolica diritto orientale, per dire con la sua presenza che l'Italia farà tutto il possibile per il popolo dell'Ucraina. Ringraziando i giornalisti per il servizio reso all'informazione a rischio della propria vita. Non ci sono altre parole, hai ragione Gianluca, quando la guerra la vedi e la vivi come stai facendo tu per raccontarcela. Io ringrazio la RAI, perché la RAI ci permette veramente di poter dar voce a storie come la tua. Una donna su due ha subito molestie sessuali. Che paese è questo? L'Italia. Aveva cercato di strangolarla, questa persona è ancora libera, Anna ha paura. Il problema è che quest'uomo... Osservare una donna sotto il palazzo, giustamente come diceva lei, dottoressa Daniele, è comunque un'aggressione, è comunque pericoloso. Dice una cosa agghiacciante, aiutatemi, vorrei non essere l'ennesima donna uccisa. Mi vuole ammazzare. In più quello mi attiva la paura quotidiana, Eleonora, ogni giorno il suo cervello rilascia adrenalina, cortisolo, quella condizione le crea uno stato di che ti permettano qualcosa. Veramente di poter porre da parte di quest'uomo una misura cautelare, un braccialetto elettronico, qualcosa che lo possa tenere lontano da te. Eleonora non ce la fa, sta piangendo, Anna, è molto provata. La responsabilità. Grazie per il tuo lavoro, grazie mille. Voglio andare a Odessa, dall'altra parte dell'Ucraina, lì sullo sbocco al mare, dove la Russia si prepara a bombardare. Appena vedi qualcosa che si muove, spara! Segno sì! State ricevendo molte richieste di case con bunker? Certo, mai come in questo periodo stiamo ricevendo diverse richieste per case con bunker. La scorsa settimana abbiamo ricevuto per questo immobile più di 10 richieste. Questo bunker può contenere fino a 4 persone, questo è il sistema di filtraggio dell'aria, questa è la via d'uscita, la via d'evacuazione e nella parte di là ci sono i servizi igienici e l'acqua e si può sopravvivere fino a 50 giorni. Vediamo quelle immagini davvero dolorose. Ieri abbiamo visto la morte, abbiamo documentato la morte di Kirill, un bimbo di 18 mesi e di tutti gli altri Kirill che sono morti in questi giorni. Esatto. Esatto. Mi sentite ancora? Sì, sì, no, noi Gianluca ti sentivamo, osservavamo okay. Le immagini che ci stavi trasmettendo, queste persone che aspettano di lasciare la città perché... Speriamo che tutto vada per il meglio. Che cosa succede con la guerra? Questo poteva essere una sera qualsiasi e poi arriva una bomba. Tieni gli occhi aperti, Wolfgang. Fa specie vedere le foto dei momenti felici di una famiglia che... cozzano con la distruzione che c'è tutto intorno e con la morte che c'è stata. In Ucraina scorrono fiumi di sangue e di lacrime. È difficilissimo anche evacuare le persone in questo stato di sofferenza. C'è una paura, la paura che questo conflitto possa coinvolgere un paese che non... Il nemico può arrivare da destra, da sinistra, dall'alto, dal basso. Non fanno altro che rattoppare e ricucire freneticamente i feriti che il fronte... Vedete? Sì, siamo. Allora, stiamo seguendo sì. Questo tuo racconto per immagini attraverso la tua voce che ci dà conto proprio di quanto accade quotidianamente, ora dopo ora, nelle città ucraine durante questa guerra che è iniziata, ecco qua lo ricordiamo, 12 giorni fa, e questi sono gli effetti con tutto quello che. Gianluca, veramente è molto complicato da qua raccontarlo, immagino quanto sia devastante raccontarlo. Sul loro tavolo operatorio. Bisturi, bisturi. Queste persone, guarda,
non riescono. Un soldato ariano al fronte diventa più intelligente. Ci vorrebbe un po' più di empatia da parte nostra. Vi dico la verità, sono a disagio, l'ho scritto anche nei miei articoli. Senza riposarmi e soprattutto senza mangiare. La prostituzione di lusso è considerata affascinante. Lubrificante, lubrificante in abbondanza. Ti piace quello che fai? Assolutamente, sì. Come escort indipendente può scegliere e chiede molti soldi ai suoi clienti. Passano da una chiamata in camera d'albergo all'altra. Quella è una escort di lusso che entra in un call center per andare a consegnare la sua quota per il servizio. Sono belle ragazze. Ero la prima ragazza squillo dell'agenzia di escort per cui lavoravo. Mi consideravo una prostituta di lusso. Ti porto in camera mia. Servizio completo, $600. C'è gente corrotta dappertutto. Ufficialmente sono nel campo dell'intrattenimento. Sto cercando un modo per fare un po' di soldi. Il contratto prevede che mi esibisca in spogliarelli integrali.